Tim Walz, governatore della Minnesota, che è entrato. Vedete tutti i segnali, coach Walz, allenatore Walz. Thanks for putting your trust in me and for inviting me to be part of this incredible campaign. Ringrazia per la fiducia che gli hanno dato. La ringrazia Presidente Biden per i 4 anni straordinari. It's the honor of my life to accept your nomination. Ed è l'onore della sua vita accettare la nomination per la vicepresidenza degli Stati Uniti. Ed ecco che Walz ripete la parola joy che Bill Clinton aveva detto tutta la serata, che parlano di joy, di gioia, perché Kamala Harris porta alla sua presidenza soprattutto gioia. E adesso Walz racconta della sua esperienza come insegnante di studi sociali al liceo, che però poi gli è capitato di diventare pure allenatore, per questo coach Walz dappertutto. Allenatore che senza nessuna esperienza poi fece vincere il campionato dello Stato del Minnesota con la sua squadra, questa sua scuola, e una scuola che non aveva mai vinto nulla. E di nuovo adesso Walz racconta com'è diventato congressman. Never underestimate a public school teacher. E dice praticamente lui senza soldi, che aveva già una bambina piccola, senza soldi, era un insegnante di scuola, riuscito a diventare congressman, e ha detto mai sottostimare un insegnante. Vedete come i cartelli, praticamente siamo sotterrati dai cartelli coach Walz, allenatore Walz. Adesso Walz sta raccontando di una cosa abbastanza personale. Quando con sua moglie soffrivano il fatto di non avere figli, infertilità, e quindi dopo tanti anni è riuscita ad avere una bambina, dopo tanti anni, e l'hanno chiamata Hope, Speranza, eccola che viene inquadrata. E quindi libertà, perché praticamente c'è una polemica sui trattamenti per la fertilità, perché dicono che i repubblicani non solo agiscono sulla legge sull'aborto, ma anche su certe tecniche di fertilità. E quindi la parola d'ordine per i democratici è freedom, libertà.
Your kids' freedom to go to school without worrying about being shot dead in the hall. E ora un altro tema caro ai democratici, quello delle armi, e che quindi far sì che i ragazzi possano andare a scuola senza aver paura di essere massacrati da un compagno. E quindi lui rispetta il secondo ammendamento della Costituzione, ma la prima cosa che rispetta è di assicurarsi che i ragazzi, i bambini, i figli di tutti siano sicuri. Freedom, la libertà di costruirti la vita che vuoi. E adesso l'attacco a Trump e Vance di non essere capaci di essere dei buoni vicini di casa. Adesso Vance. Parla del programma 2025, che è il programma di Trump, che anche se Trump ha sconfessato, lui dice che è il piano dei repubblicani, che se entrassero di nuovo la Casa Bianca implementerebbero, è un'agenda che nessuno in questo paese ha chiesto. Ed è un'agenda estremista. E che non fa niente per il cittadino comune. E quindi assolutamente weird, strana come vengono chiamati ormai da democratici Trump e Vance, weird, gente strana. E ora elenca tutti la carriera di Kamala Harris, che ha sempre lottato dalla parte del popolo americano, e quando era prosecutor, procuratrice, difendeva i cittadini contro i criminali. Ed ecco che l'ha fatto sempre, la difesa dei cittadini, con la passione, l'energia e la gioia. Questa è la parola forse della serata, gioia. Gioia, felicità. Vogliono far passare, i democratici vogliono dare un segnale di ottimismo, che è ovviamente un valore americano, l'ottimismo, contro il pessimismo che per loro emana il ticket di Trump. E quindi ora c'è di nuovo un incitamento di scendere in trincea e passo dopo passo conquistare la Casa Bianca. Insomma, non abbassare la guardia e fare di tutto per vincere queste elezioni. Lotteremo. Ora, è stato un discorso molto breve rispetto agli altri, anche sentiti stasera, ma che, come potete anche voi vedere, ha portato entusiasmo. Grande entusiasmo. Coach Valls, Mr. Valls, allenatore. Ora arriva la sua famiglia. Arriva la sua famiglia sul palco. Purtroppo i cartelli non fanno vedere bene, però eccola la figlia che si è sposata. La potete vedere, la figlia tanto desiderata, Hope, Speranza, tanto desiderata da Valls, e che diventa anche viene fatta diventare praticamente un mezzo politico, perché tramite la sua storia si contesta e si critica i repubblicani che vogliono limitare le tecniche scientifiche per la fertilità.
Ed ecco adesso parte la famiglia allargata di Valls. Una famiglia che si divide tra il Nebraska e il Minnesota. Eccolo. È stato un discorso che non ha, diciamo, sorpresa, non ha portato qualche novità, ha però sicuramente confermato che Valls è l'uomo giusto per il ticket di Kamala Harris per rivolgersi a quella classe media e anche classe di lavoratori che, no, vuole sentire una persona che come coach Valls parla direttamente a loro e che dice che quello che devono fare i politici quando vanno al congresso o alla Casa Bianca è interessarsi dei loro problemi e non di se stessi e risolvere i problemi della gente comune.